Vai! Siamo arrivati a Dolci Sensazioni. Mi hanno detto che qui a Dolci Sensazioni ci sono dei dolci, dei pasticcieri incredibili, ma soprattutto c'è lui. Sergio, come va? Buongiorno. Mi hanno detto che sei un campione della pasticceria. Sì, ti do detto perché sei giovanissimo. Sì, sì. Ci difendiamo. È vero che hai vinto dei premi? Allora, ho lavorato a fianco ad un campione mondiale di pasticceria a Padova, pasticceria Biasetto, e ho fatto anche uno stage al Four Seasons a Milano, un hotel 5 stelle lusso, e poi varie esperienze, tra cui anche l'Alma, è una scuola di cucina internazionale, e poi da una vita, diciamo, che sono all'interno delle pasticcerie. Sergio, ma si nasce pasticceri o si impara? Si nasce pasticceri e poi si migliora, si continua sempre a migliorare, a crescere durante il percorso. Poi è una passione, se non c'è passione non è un lavoro che si può fare, non è da tutti. Cioè, da piccolino mettevamo il dito dentro la crema. Esatto. E la ricotta della mamma? Sì, esatto, sì. Da piccolo, già all'età di 5 anni, davo una mano ai miei genitori. Ok, allora come è cominciata questa avventura lavorativa? Allora, è iniziata che dopo le varie esperienze che ho fatto ho deciso di prendere in gestione questo locale insieme a mia zia, e adesso attualmente ne abbiamo due, uno qua e un punto vendita anche a San Vito lo Capo. E la produzione è tutta nostra, produciamo tutto noi, non acquistiamo niente, a parte ovviamente le migliori materie prime che riusciamo a trovare sia nel territorio, ma anche comunque parecchie materie le acquistiamo altrove. Quindi il segreto è proprio quello, la qualità. Esatto, investire sì. Sulla qualità, no? Oltre alla qualità, che comunque parte fondamentale secondo me della pasticceria, ma comunque anche la trasformazione delle materie prime, che ha bisogno di conoscenze e quant'altro. Siamo arrivati qua per sbaglio e abbiamo scoperto di questa pasticceria, ma voi ce l'hanno detto tutti, e soprattutto di lui, della sua bravura, e quindi l'abbiamo invitato a darci dei suggerimenti e a svelarci segreti sulla torta, o meglio la cassatina siciliana. Sì, perché adesso, siamo in Sicilia. Sì, è tipica, quindi adesso ne faccio una in diretta. Iniziamo proprio da questa. Allora, prendiamo lo stampino, mettiamo un po' di zucchero a velo in modo che si stacchi facilmente. Abbiamo qui la nostra pasta reale. Andiamo ad adagiare bene sullo Quindi stampo. Quindi quella è pasta reale? Sì, questa è pasta reale. Sempre fatta da voi? Fatta da noi, sì. Io già l'ho preparata prima e adesso andiamo a fare direttamente. Quanta gente sceglie la cassatina? Allora, i turisti, parecchie persone la vogliono provare, perché comunque è una specialità del luogo, quindi la vogliono provare. Però non vi nascondo a dire che adesso anche da, diciamo, le nostre zone riescono ad assaggiare, perché anche la frutta candita che noi usiamo fa la differenza, e quindi parecchie persone che magari prima non la volevano adesso la vogliono. Ma quella provare. Cos'era, crema o ricotta? No, ho messo la pasta verde, poi ho messo la ricotta di pecora e poi l'ho chiusa col pan di Spagna. Come si sceglie la ricotta? Mi hanno detto che è importante scegliere la ricotta. Allora, la ricotta è fondamentale, sì. Ad esempio in questo periodo non è facile trovare una ricotta perfetta, tra virgolette, perché comunque anche in base a quello che mangiano gli animali si un gusto alla ricotta, che non è semplice, diciamo, da trovare in estate. In inverno invece è un po' più semplice. Sergio, ma cosa facciamo? Testiamo prima? Sì. Le allora, testiamo prima sì, di venderle? Io, certo, sicuramente. Infatti si vede al mio fisico. Adesso la faccio provare anche a voi. Abbiamo già finito? Sì. Adesso un po' di... togliamo lo zucchero in eccesso. L'importante è che non sia troppo zuccherato, sbaglio? No, non è... Che sia troppo dentro. Sì, lì andiamo a giocare con la ricotta, perché comunque se andiamo a mettere una parte di zucchero superiore a quella che ci va, diciamo, sentiamo la parte di zucchero e perdiamo la qualità della ricotta. Questa è liscia o si mette anche della frutta condita? No, adesso ve la faccio vedere finita. Noi la decoriamo così, con un po' di ricotta. Dopodiché andiamo a prendere la frutta fresca, la frutta, scusate, candita, sono delle ciliegie. Si riesce a fare anche questo oppure questa la comprate già? Allora, questa in realtà la compriamo, perché... Però si potrebbe fare, no? Si potrebbe fare, sì, non è un processo difficilissimo. Però comunque è una delle migliori, secondo me, che c'è in commercio, quindi... riuscendo, avendo troppe... Insomma, quella è una bomba, secondo me una basta, perché più di una mangiarla sì, è difficoltoso. È più che ma noi le mangeremo dopo, guarda, perché sono convinto che il nostro cameraman proprio la mangerà. Però andiamo al cannolo. Allora, adesso... Perché qui c'è una diatriba, il cannolo più buono, chi lo fa, chi non lo fa. E allora come siamo combinati? Allora, da queste parti a Custonaci. Allora, Custonaci non è tanto nominata per i cannoli, però comunque abbiamo degli ottimi prodotti che adesso comunque io vi faccio assaggiare, quindi sta a voi giudicare. E tu mi pare che sei stato anche fuori a lavorare, no? Sì, ho fatto... Lì i cannoli li facevano? No, lì li acquistavano qui, però la roba non era... Cercavamo di prendere i migliori che c'erano in commercio, ma non è...
come quello fatto in casa. Ecco, volevo un consiglio da te, perché noi siamo stati pochi mesi fa in Andalusia e Spagna e importavano dalla Sicilia i cannoli e li distribuivano là. Quanto conta per la qualità? Ecco, danneggia questo trasporto? Allora, indietro, congelare la ricotta? Allora, congelare la ricotta in realtà no, un pochino sì, perdiamo, però non è come la scorsa. La scorsa, per durare, è chiaro che mettono un minimo di conservanti, mettono qualcosa per allungare la shelf life. Quindi possiamo dire che è un cannolo siciliano anche se siamo in Spagna? Sì, lo possiamo dire, sì, sì. Bene. Giustamente bisogna rispettare la catena del freddo, bisogna rispettare tutti i processi produttivi e anche nello stoccaggio. Che sono rigidi per sì, quanto molto, riguarda la soprattutto qualità. Per la ricotta, sì, sì, sì. Bene, a questo punto abbiamo la scorza, cioè la buccia. La buccia la fate voi? Sì, questa la facciamo noi. Ma si fa col vino, è vero? Sì, 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 si mette una parte di vino rosso. Ah, sì? Sì, sì. E la buccia, diciamo, allora, il cannolo è un prodotto semplice, perché alla fine è povero, sono ricette povere, però comunque bisogna avere delle accortezze nei vari passaggi. Adesso io, che già ce l'ho pronto, perché mettersi a fare il cannolo non era il massimo, ve lo riempio in diretta. Qui sempre conta molto la qualità della ricotta, sì, no? La ricotta di pecora. Perché qualcuno dice questa ricotta, per esempio, di Piana degli Albanesi, me lo dicono sempre, è la fine del mondo. Io non lo so, qui sarà buonissima anche. Allora, no? È buona, attenzione. Però diciamo che in realtà la differenza con Piana degli Albanesi non la fa la ricotta, ma la fa la buccia. Ah, sì. È totalmente diversa da quella che facciamo noi, molto più sottile, aromatizzata in modo diverso, però la ricotta, bene o male, siamo là. E qui viene farcita la ricotta? Sì, allora noi facciamo la ricotta, partiamo dalla ricotta grezza di pecora, la lavoriamo bene in modo da sottigliarla un pochettino, la passiamo al setaccio, dopodiché la zuccheriamo. Lì sta, in base a quanto vogliamo risaltare il gusto.